www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. Ennesima intimidazione col fuoco a Niscemi contro un esponente della giunta comunale. Ieri sera mani sconosciute hanno sparato diversi colpi di pistola all'indirizzo dell'auto dell'assessore alla manutenzione, all'igiene e ai servizi cimiteriali di Niscemi, Giuseppe Giugno, di 40 anni. L'auto era parcheggiata sotto casa, in via Borsellino. Alcuni proiettili hanno raggiunto anche il portone dell'abitazione della vittima. Maggiori dettagli sull'accaduto durante il corso della prima edizione del TG10 delle 14. Si svolgerà a Gela il 27 presso il Palazzo di Giustizia ed il 28 novembre presso l'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo il congresso denominato La Dignità del Reo ed il suo Inserimento. Gli incontri sono stati organizzati dal Lions Club di Gela, presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela. Saranno spunti di riflessione sul volume dell'avvocato Giovanni Maria Flick, Elogio alla Dignità, e sono tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate, i cui lavori saranno presieduti venerdì dal presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, e sabato da Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana. Stiamo meravigliando la stagione agonistica regionale nello sport pongista siciliano. Stiamo facendo esperienza in una serie, la B2, dove da neofiti stiamo prendendo confidenza con le squadre che partecipano a questa serie ed i nostri pongisti stanno prendendo le misure agli avversari. Sono queste le parole di elogio a mezzo di una nota stampa da parte della SD Tennis Tavolo Gela. Nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B2 è arrivata la seconda vittoria stagionale consecutiva, che ha vinto in casa per 5-4 contro la coriacea formazione della SD Mazzola di Palermo. La squadra gelese ha disputato una bellissima ed entusiasmante partita. Il Gela è stato sempre in svantaggio per tutta la partita fino al 4-3, poi ha pareggiato prima con Manuel Tandurella e poi hanno avuto ragione dei palermitani con Gabriele Palamenghi, che ha vinto per 3-1 con l'ultimo set vinto al Cardio Palma per 12-10 dopo oltre 5 ore di gioco. Era questa l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, gli servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure potete comodamente visitare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.